10. Non calpestate i fiori. La voce interiore attraverso Roberta S. guida. Ben trovati e bentornati a tutti voi. Liberate la vostra mente da tutti quei pensieri che vi rendono pesanti e vi fanno sentire oppressi. Liberatevi dal peso di quel pensiero che vi porta a credervi insufficientemente forti per affrontare le problematiche quotidiane della vostra esistenza, e ora ascoltate le nostre parole che vogliono suscitare in voi uno stato d'armonia, un sentire che vibra in maniera tale da farvi sentire uniti gli uni con gli altri. Siate consapevoli che questa vostra esperienza nell'ascoltare le nostre voci non è casuale. E seppure dite di conoscere già molte questioni che si riferiscono al mistero della vostra esistenza, siete spesso titubanti di fronte alle situazioni reali che la vita vi propone e affrontate le faccende della vostra esistenza come se foste lontani da tutti quei concetti di spiritualità di cui dite di essere a conoscenza. Siate liberi dal vostro pensiero peggiore, quello più pesante, che vi vuole far sentire incapaci di muovervi e di superare i momenti di difficoltà. Allora, fratelli, vi diciamo che tutti i vostri cammini sono liberi dal peso, dall'oppressione di un'esistenza sbagliata, e sono luminosi e vanno verso una direzione che in realtà è ferma, o meglio, si muove, e in quel movimento c'è il segno della vostra esistenza. Voi non state andando da nessuna parte, siete fermi nel movimento che vi porta esattamente ad essere dove già siete, e con questo vorremmo suscitare in voi una curiosità, volta non tanto a farvi comprendere il senso del movimento o della staticità, ma a farvi percepire il vostro movimento interiore come un qualcosa che si sposta dal vostro concetto di movimento, dalla vostra idea di dover andare assolutamente da qualche parte e di dover prendere qualcosa dal cammino in cui siete. Cercate piuttosto di non calpestare i fiori. Cercate di prendere il meno possibile. Solo così vi arricchirete. Ogni volta che volete guadagnare punti, che volete capire, che volete prendere, state alimentando quel vostro ego volto a farvi sentire in alto, solo per poter poi allontanarvi dalla parte migliore di voi. Quella che non ha bisogno di ottenere nulla e non ha bisogno di percepire un guadagno dalla situazione in cui siete. Allora, se volete veramente vivere nella spiritualità, come tutti voi dite, siate in grado di essere poi al passo con questa vostra volontà e sappiate rinunciare a tutte le richieste del vostro ego più basso, che vi vuole portare a sentirvi felici solo nel momento in cui ottenete un vantaggio, un qualcosa. Siate liberi dai pregiudizi nei confronti di chi non è come voi e di chi non cerca le stesse cose che cercate voi. Anche loro sono in movimento verso quella luce, anche loro sono fermi in quella luce. Accorgetevi che la vostra stessa luce può donarvi tanta sicurezza e tanta capacità di essere esattamente come voi potete essere e come voi siete. Non cercate dunque di cambiarvi, perché il cambiamento in voi avviene in maniera spontanea, se sarete voi in grado di lasciar scorrere le vostre energie senza volerle bloccare, senza voler alimentare necessariamente una sola parte del vostro essere. Vi vediamo spesso presi nella vostra meditazione in cui voi trascurate le persone che vi sono accanto, i vostri cari,
E allora voi credete che state facendo del bene al vostro spirito, ma noi vi diciamo che non è così, perché noi vi diciamo che il vostro bene è il bene del vostro fratello, è il bene della persona a cui dite di voler bene. Allora, se volete accarezzarvi, accarezzate chi vi è accanto, perché nello scambio con gli altri voi ritrovate voi stessi. Non ci sarebbe bisogno di queste parole se foste leggermente più attenti a quello che capita nella vostra esistenza. Il messaggio è chiaro, è sempre quello. Siate più amorevoli tra di voi, ma siate in grado di esserlo realmente. Non dovete fingere o mostrarvi per come non siete. Vi diciamo di esserlo perché sappiamo che già lo siete, perché la vostra indole è quella di donare e non di dover prendere. Vi piace donare e regalare quello che voi avete, perché così è nella vostra natura, anche se voi avete sopraffatto questa natura con l'aiuto di una mente in grado di muoversi su vari piani e di prendere da vari piani messaggi diversi. Allora, così come ora state ascoltando queste nostre voci, vi mettete spesso in sintonia con altre voci che comunicano con voi sotto forma di vibrazione. Vi parliamo della rabbia, dell'ira, della mancanza di pazienza che spesso avete. Queste voci non siete voi, e non perché dobbiate escludere delle caratteristiche umane dal vostro essere, ma semplicemente perché il vostro essere non è umano come lo intendete voi. Quella parte di voi che vi spinge, che vi dà la vita, non ha nulla a che vedere con l'essere umano che siete adesso. Potremmo dirvi che il soffio divino che vi porta a vivere può emergere e aiutarvi nelle questioni della vostra esistenza e farvi risvegliare così verso un'esistenza di luce, come realmente già è, ma i vostri occhi non riescono a vederla così. Allora con queste nostre parole noi cerchiamo di aprirvi gli occhi, ma non possiamo fare molto per voi, perché siete voi a dover intervenire sul vostro essere. Vi diciamo questo perché sappiamo che siete tutti pronti al cambiamento, che non deve essere una modifica del vostro essere, ma una semplice rinascita, una pulizia in un certo senso. E liberandovi del peso del vostro pensiero più assurdo, vi ritroverete a sentirvi più leggeri. La vostra vita è fatta di momenti, di attimi, sappiate accorgervi del singolo istante, sappiate non scorrere e non andare oltre il vostro tempo pensando a un qualcosa che dovrà verificarsi domani o credendo che quello che avete fatto ieri poteva essere fatto diversamente. Il vostro presente è importante molto più di quello che credete. Questo stesso istante è fondamentale per la vostra esistenza. Se riuscite a rendervene conto, avrete per un attimo ritrovato voi stessi, perché nel semplice istante c'è racchiusa tutta la vostra esistenza e nel singolo attimo ci siete voi che vi muovete, che allo stesso tempo siete fermi e che siete in grado di gestire, di comprendere e di percepire. Allora gioite della grandezza, delle capacità che avete e che avete accumulato fino adesso, ma poi smettete di accumulare, sappiate donare quello che siete, quello che avete, non oltre a quello che potete, senza porvi come obiettivo il dover donare o dover trovare qualcuno a cui donare. La vita già vi mette nella condizione di poter donare a qualcuno ciò che avete, ciò che potete, e che voi non volete vedere molto spesso perché il vostro ego vi dice che siete nati per fare cose grandi, per donare cose grandi, lontano, a qualcuno che sta lontano, poiché spesso il vostro pensiero di dover donare è rivolto a persone come voi che però vivono lontano da voi.
Allora sappiate vedere chi è vicino a voi e ascoltare le voci di quelli che vi cercano. Chi vi cerca ha bisogno di voi, chiede il vostro aiuto ed è lì che dovete intervenire. Non andate a cercare voi persone a cui dare una luce che in realtà non ne illuminerebbe nulla. Domanda. Posso fare una domanda? Risposta. Fai la domanda. Domanda. Mi sembra che voi interpretiate la meditazione come un distrarsi dagli altri. È vero? Risposta. In realtà siete voi ad usare la meditazione per distrarvi dagli altri. La meditazione è per voi un momento importante se la vivete insieme agli altri o se la vivete in momenti in cui potete essere in sintonia con gli altri e con il vostro essere. Non dovete credere che meditare debba essere necessariamente un isolarsi dagli altri, perché anche se in passato molti illuminati hanno seguito la via dell'isolamento e si sono arricchiti di luce, noi vi diciamo che arricchirsi è trovare un tesoro dentro di voi. Quando intorno a voi poi c'è la totale povertà, non vi serve e non è reale quell'arricchimento. Non vi diciamo di non meditare e nemmeno di non essere centrati su voi stessi. Noi vi diciamo di accorgervi che ogni istante della vostra vita può diventare meditazione come voi la intendete, perché anche in questo momento, in un certo senso, voi state meditando. Voi però potete meditare sempre, potete usare la vostra vita per un risveglio spirituale in ogni istante. Ecco perché abbiamo sottolineato l'importanza dell'attimo, dell'istante, perché questo voler credere che per rinascere abbiate bisogno di mettervi lì a rilassarvi, ad essere concentrati o a non esserlo, perché poi ne conoscete tante di tecniche e allora è lì che perdete di vista l'obiettivo che vi eravate prefissati, che è quello di alleggerirvi. Non vi potete alleggerire allontanandovi da tutto, perché quella sarà un'illusione. La realtà la potete verificare solo muovendovi nella vostra vita e vivendo insieme a tutti gli altri, come tutti gli altri, perché poi le vostre vite sono più simili di quanto voi credete. Avete molte più affinità che diversità e le diversità che avete le fanno molto spesso le vostre scelte, fatte basandovi su pensieri provenienti da dimensioni disarmoniche. Domanda, grazie. Domanda. Io volevo chiedere un chiarimento su quello che a me sembra una contraddizione. Ci avete detto che noi siamo preda a volte del nostro ego più basso e che dobbiamo vigilare per non diventarne schiavi. Allora noi cerchiamo di modificarci, ma voi contemporaneamente ci dite che non dobbiamo cercare di cambiare, dobbiamo vivere la nostra vita istante, per quello che è, senza cercare di intervenire e modificare i nostri comportamenti e i nostri modi di pensare. Risposta. Il vostro ego più basso viene sempre da un ragionamento elaborato. Il vostro istinto non è il vostro ego. La vostra capacità di scegliere tra cosa essere e come muovervi non deve essere messa in discussione, ma in quelle scelte voi usate il vostro pensiero e anche il vostro pensiero vi può aiutare a distinguere se si tratta di una scelta dettata dall'ego o di una scelta che porterà dei benefici anche ad altre persone. C'è sempre questa possibilità. Nelle vostre scelte sono spesso coinvolte altre situazioni, altre persone. Sappiate sempre essere in grado di scegliere e portare armonia sia in voi che negli altri. Di non fare scelte che colpiscano l'orgoglio o l'ego di qualcun altro. In questo modo vi troverete ad osservare l'ego degli altri come se fosse il vostro e riuscirete a distinguere chi siete voi, qual è il vostro pensiero e dov'è il vostro ego. Queste divisioni che vivono in voi attualmente non sono pericolose e non sono nemmeno brutte, come alcuni di voi le ritengono.
Il punto è che non ne siete consapevoli e noi vi invitiamo a prendere coscienza invece di queste varie divisioni che già esistono in voi. Volta per volta vi accorgerete che le situazioni cambiano e che anche il vostro ego assume degli aspetti diversi, come se si camuffasse per non farsi riconoscere, ma saprete riconoscerlo perché ne avete le capacità, altrimenti non staremmo qui a dirvelo. Domanda: quindi, se ho ben capito, voi ci dite che noi dobbiamo lasciare libero il nostro ego basso o alto che sia, non dobbiamo intervenire ma solo considerare le conseguenze per gli altri, però anche facendo così noi interveniamo su noi stessi. Risposta: il vostro problema di dover intervenire vi rende insicuri, vi fa sentire incerti su quello che dovete o non dovete fare. Noi vi diciamo di non avere questa preoccupazione, perché voi scegliete comunque, anche quando vi sembra di non scegliere. Siete sempre sul punto di dover scegliere in ogni momento. Anche adesso potete scegliere se ascoltare o meno queste parole. Il punto non è cosa fare o dove mettere il vostro ego più basso. Il punto è rinunciare a voler capire tutti i movimenti che avvengono in voi e a viverli lasciandoli scorrere nella vostra esistenza. Come fossero elementi di passaggio che vi colgono, vi appartengono per un momento, ma poi vi lasciano e in questo fluire ritroverete il vostro equilibrio, in questo andare e venire delle esperienze umane, il vostro essere si riaccenderà di un colore diverso. Ecco perché vi diciamo tutte queste cose, molto spesso in apparente contraddizione, ma voi ne avete bisogno. Avete bisogno di mettere tanto materiale nella vostra esistenza per poter poi prendere quello che più vi si addice. Scegliete cosa prendere, non prendete tutto, perché troverete di tutto sul vostro tavolo. Accorgetevi di cosa sono le vostre scelte, perché così le vivrete più serenamente e non avrete quel pensiero che vi appesantisce e che vi fa sentire inadeguati. Fate pure un'ultima domanda. Domanda: noi siamo sempre portati a dover scegliere, e questo è il nostro handicap. Scegliendo, abbiamo sempre il dubbio di scegliere male, che avremmo potuto scegliere diversamente. È questa insicurezza che crea i nostri malesseri, credo. Risposta: perché credete ci sia una scelta giusta e una sbagliata? Noi vi diciamo che c'è una scelta che può portare armonia e una scelta che può portare disarmonia, se vogliamo portare le situazioni agli estremi. Allora, se volete stare in pace con voi stessi, è inutile dirlo, scegliete ciò che porta armonia anche negli altri, che vi porta in comunione, in condivisione, non ciò che vi allontana e che vi fa credere di avere ottenuto un qualcosa per voi, un piccolo spazio, una piccola dimensione. Voi credete di aver bisogno di un piccolo spazio solo per voi, ma non è così. Avete bisogno sì di uno spazio per voi, ma quello spazio lo troverete negli altri, non lo troverete nell'isolamento. Ve lo ripetiamo. Allora, se le vostre scelte vengono fatte tutte avendo come obiettivo un qualcosa di disarmonico, noi ci sentiamo in dovere di sottolinearvelo e lo stiamo facendo. Dunque, mia cara, è l'obiettivo che hai che ti fa sentire in disarmonia e ti porta quel malessere. Il percorso che stai facendo lo fai portando i fiori in mano, ma poi quei fiori li lanci in aria e non li porti a destinazione. Allora guardati in faccia e ritrova quella serenità che ti appartiene da sempre e che solo tu puoi ritirare fuori. Sappiate tutti quanti essere uniti nel vostro cammino. Non giudicate negativamente chi non reagisce come voi vorreste a certe vostre parole o a certe situazioni. Sappiate accogliere il vostro prossimo così come si presenta,
Vi diciamo e vi ripetiamo che ne avete la capacità, che potete farlo, che il vostro cuore è pronto ad accogliere già chi è nel vostro cammino, e se la vostra mente alcune volte vi fa dubitare, è solo perché l'esperienza umana vi porta a questi cambiamenti di colore, di energie. La vostra forza però vi può far sempre riprendere la linea dell'amore su cui già siete tutti quanti. Vi salutiamo, vi lasciamo alla vostra riflessione interiore. Sappiate raccogliere ciò che più vi è piaciuto di questo messaggio fatto per voi, solo per voi, e donate poi a chi incontrate il vostro sorriso e la vostra gioia di poter incontrare altre persone come voi. Pace a tutti voi.